vedo che tra il pubblico ci sta anche un'altra cultura, come dire, ci sta Golinelli, ci sta Pastore, ci sta Farinetti, e ci sta Cotroneo, quindi scrittori che invece hanno, insomma, portano avanti un discorso di altro genere, no? Rispetto a questa cultura di cui parlavo prima, che ha paura di togliere questa maschera. Io credo che il problema sia quello che nella cultura accademica italiana si tende a non voler, come se fosse una cosa, come dire, disdicevole, pensare che essere omosessuale abbia condizionato la produzione artistica di queste persone. E questo è il messaggio, secondo me, che è difficile far passare. La storia di un uomo e di una donna è universale, un amore tra due uomini è particolare, invece cioè, l'universalità ovviamente sta dappertutto, questa è una cosa tipicamente europea e soprattutto italiana, questo lo diceva in maniera molto chiara in un'intervista che ho fatto qualche anno fa Edmund White. Diceva qui c'è questo preconcetto, diciamo, a lui non hanno mai perdonato, i francesi, lui ha vissuto tanti anni a Parigi, non gli hanno mai perdonato di aver scritto un libro sull'omosessualità di Proust, no? Perché dice Proust non si tocca, cioè Proust è universale, ma io mica, dice lui, ho detto che non è universale, è universale solo che questo aspetto, la frequentazione di Proust, dei casini per maschi che c'era Che all'inizio del c'è nel libro? Novecento, dice io questo non era stato detto e quindi io ho trovato qualcosa che non era stato detto e l'ho voluta dire. Secondo me poi le cose più interessanti negli ultimi anni vengono proprio dalle culture marginali, vengono dai paesi ex coloniali, vengono dalle donne, vengono dai gay, che hanno delle cose Se posso dire una nuove. cosa, l'universalità è imperialista, no? Sì, Cioè, certo, noi bravo. imponiamo il concetto di amore, e l'amore è questo in tutto il mondo. Se non è così, non è amore, no? Cioè, Le se non cose è più quello, non è. interessanti oggi vengono proprio dalle cose periferiche, dalle Certo. cose che non hanno avuto voce fino a questo momento. In questo senso i gay studies, così come gli studi postcoloniali, sono importantissimi, fanno fatica a prendere piede nelle università, però cioè, qualcosina qua e là si muove. Non sono d'accordo con Busi, il quale esordì proprio in questa maniera, o con Siti, che rifiutano in maniera anche un po' chic il discorso. E devo però con onestà ammettere che non sempre è facile trovare questa sensibilità. Faccio un esempio: io sto lavorando ad un libro di arte, e al di là del fatto che mi interessano le opere con tematica omosessuale, mi interessano anche a monte quando gli artisti sono omosessuali. Faccio l'esempio di Rosa Bonheur, qualcuno di voi la conoscerà. Una splendida pittrice che ha fatto parte della scuola di Barbizon in Francia, quindi siamo attorno alla metà dell'Ottocento. Bene, Rosa Bonheur era lesbica, tra l'altro una vita estremamente eccentrica, si vestiva da uomo, aveva dei comportamenti, degli atteggiamenti, dei costumi estremamente forti per l'epoca. Ritrovare queste cose nei suoi paesaggi, perché ha dipinto dei paesaggi e basta, è veramente molto complicato, vi prego di credermi. Trovare una sensibilità di questo tipo nei suoi paesaggi è qualcosa di complicato, quindi non è sempre semplice. Ma come si può negare l'evidenza in Michelangelo, in Almodovar o in Pasolini o in Fassbinder? Chi fa una cosa simile lo fa in malafede, lo fa in malafede. Chi dice che Pasolini, se non fosse stato omosessuale, sarebbe stata la stessa cosa e avrebbe concepito le stesse cose, lo fa in mala fede e se ne approfitta perché può parlare, perché siamo in una società costruita su valori eterosessuali, per questo può dire queste fandonie. Non bisogna assolutamente crederci. Se Michelangelo non fosse stato omosessuale, non avrebbe avuto quelle idee, perché le idee sue erano le idee del neoplatonismo, e il neoplatonismo non è una cosa per forza gay. Infatti tante altre persone, Tiziano, Raffaello, hanno utilizzato lo stesso Botticelli, hanno utilizzato il neoplatonismo, è lui che ha dato un accento particolare proprio perché era gay. Quindi sono d'accordissimo con te, anche se per dire la verità non sempre è facile trovare questa sensibilità, ma in certi casi è un'offesa. È un'offesa dire che Proust, se non fosse stato omosessuale, avrebbe scritto la Recherche nella stessa maniera. È assolutamente falso. Dietro c'è una sensibilità anche forse anche troppo esasperata, un po' civettuola, un po' snob, un po' intellettuale, nel senso forse un po' riduttivo del termine. Però è una realtà di quell'epoca che va tenuta presente.